Quando ho avuto modo di visionare il 988, la primissima cosa che ho pensato mentre stavo guardando le varie scene da Oda rappresentate è stata, cito testualmente, "Che diamine è sto schifo di messa in scena?". Al che, parecchio perplesso dalla situazione, ma avendo una particolare fiducia nell'estro dell'Eiichiro Sensei, ho ben pensato di contattare Ilenia Bossi, in arte in Eli, chiedendole di visionare a sua volta tali scene e provare a vedere se notava qualcosa che a me non tornava. La sua risposta però mi ha completamente spiazzato. Non avevo pensato potesse rispondermi con un "Che diamine è sto schifo di messa in scena?". Però Oda non poteva essere impazzito di colpo. Non poteva, insieme a tutto il team di assistenti e di editor, aver pubblicato un prodotto con quel così basso livello. Ma dopo interminabili chiacchiere, però, siamo giunti alla soluzione. Perché il livello visivo è così caotico e confusionario? Perché tutto il team di lavoro ha proprio deciso che quella fosse la resa visiva migliore in assoluto? Solitamente nel rappresentare ottimamente scene di azione, un autore cerca di creare coreografie ben seguibili dalla linea di guida dell'occhio, e per fare questo si cercano di sfruttare inquadrature fisse, mutando al massimo quelle che sono le zoomate. Questa, per esempio, è la scuola di Toriyama. Eiichiro Oda invece, non riuscendo ad eguagliare il papà di Dragon Ball nella regia degli scontri, si è visto costretto a sfruttare un sistema molto particolare. Decide di portare prevalentemente un senso di lettura che impone a chi lo visiona di soffermarsi parecchio su ogni scena, e questo al fine di comprenderla e di seguirla bene. Obbliga un senso di lettura molto più analitico, perché tra fondali e linee cinetiche sono molto pregne di elementi da metabolizzare. Per dare più enfasi poi a queste scene, la telecamera virtuale che riprende questi eventi che noi vediamo, ossia il tipo di inquadratura e prospettiva scelta, viene sempre posta in punti strategici che donano una particolare e caratteristica visione d'insieme. Perde di leggibilità immediata, ma rimane comunque molto comprensibile. Non è una fruizione rapida, anzi, ma dando il giusto tempo di visione di ogni scena si comprende tutto benissimo. Qui però Oda ha completamente deciso di rompere tutte le regole e tutti gli schemi. Ha optato sul portare caos e generare confusione in chi osserva questi suoi scontri. Ad Onigashima non stiamo osservando classici confronti uno contro uno. Siamo alla presenza anzi di un intero campo di battaglia che ancora deve formarsi e strutturarsi. Ci sono attacchi a sorpresa che colgono impreparati i festeggiamenti delle forze di Kaido e di Wano. Ci sono azioni rapide e spiazzanti che si susseguono una per una. E siamo ancora in un terzo atto, che secondo tradizione Kabuki non deve ancora rappresentare la guerra vera e propria. Se fossimo uno qualunque dei personaggi che si trova sotto il palco e che osserva le scene dal vivo, saremmo spaesati e non staremmo capendo la situazione a causa della rapidità del mutamento dell'atmosfera intorno a noi. E quindi è perfetta la scelta stilistica adottata da Oda. Perché ci lancia a capofitto in una situazione movimentata e senza punti fermi, dove tutto muta di secondo in secondo senza che nessuno riesca a capire bene cosa stia effettivamente accadendo. Noi fruitori di questo 988 non siamo altro che spettatori passivi della vicenda, tanto quanto lo sono i samurai di sottoposti di Kaido che spaesati si guardano appunto intorno. Oda non è mai stato bravo nel gestire la regia dei suoi scontri, sia chiaro, abbiamo più volte analizzato in modo tecnico le scelte delle inquadrature o delle guide oculari del senso di lettura. Ma qualunque persona che ha fatto studi approfonditi sullo stile di Oda, come appunto persone studiate come Enelli o Giulio, comprende come la messa in scena di questo 988 sia completamente anomala per gli standard di One Piece. Tutte le opere possiedono vari livelli di comprensione, e tra queste rientrano anche quelle di natura tecnica. A parer mio, un'opera che non si struttura così perde di universalità e quindi ha meno valore, perché leva lo sceneggiatore riuscire a creare in uno stesso prodotto vari registri linguistici. Non è che il contenuto effettivo lo si capisca solo se si è studiato in accademia, ma se l'hai studiata, cogli determinate sfumature ed approfondimenti. Se guardi un dipinto del Vasari, capisci cosa si è raffigurato, ma solo se hai studiato storia dell'arte e simbologia cristiana capisci determinati elementi e strutturazioni di quel dipinto. L'arte visiva funziona in questo modo da sempre, e i manga sono riconosciuti come nona arte. Quindi, perché loro dovrebbero essere privati di certe strutturazioni? Perché economicamente sono più accessibili di un dipinto? Io personalmente non credo. Affrontato e chiuso questo discorso, quindi, cosa ci narra nello specifico questo 988?
Le truppe di Inuarashi e Komamushi decidono di farsi carico di Jack e dei Gifters presenti sul tetto, lasciando i loro capi quindi liberi di ereditare da Oden il compito di eliminare la minaccia chiamata Kaido. È interessante è che Jack sappia il malus della durata temporale della trasformazione in Sulong. Ma riflettendoci un attimo, potrebbero esserci varie spiegazioni di trama per far sì che le truppe di Kaido conoscano questo particolare punto debole dei Mink. Potrebbe essere un'informazione proveniente da Kanjuro. Così come potrebbe invece provenire sia di personaggi legati a Big Mom o comunque a personaggi quali Hawkins, che, guarda caso, ha un Mink nella sua ciurma. Il punto è che ci viene nuovamente ribadito, come a Cake Island, che anche i Mink addestrati possono mantenere lo stato di Sulong per poco tempo prima di risentirne fisicamente a causa dell'affaticamento. Perché vi ricordo che rimanere coscienti e quindi tenere sotto controllo gli istinti distruttivi primordiali diventa più difficile man mano che aumenta la stanchezza del Mink. Trovo quindi anche coerente a livello strategico non si trasformino tutti subito, ma che lo facciano a gruppi specifici o comunque unicamente di fronte al proprio nemico, perché ogni secondo di trasformazione è prezioso. In quello stesso frangente ci viene poi presentato il number numero 7, che nel design attinge pienamente alla figura dell'Oni giapponese. Questi orchi nipponici sono solitamente raffigurati come creature giganti e mostruose, con capelli selvaggi e due lunghe corna che crescono dalla loro testa. E per quanto possiedano di base un'immensa forza fisica, il loro aspetto feroce viene inoltre spesso accentuato dalla mazza ferrata da loro favorita, detta Kanabo. La tipica risata di questo number invece deriva proprio dal numero 7, non a caso in giapponese questo si dice Nana, ragion per cui è facilmente comprensibile l'origine della sua risata Nagi. E poi tutto fu baraonda. Nami si riprende Zeus senza che Big Mom lo noti. Shinobu tenta di liberare Momonosuke fallendo, ma comunque mostrandoci le rinomate tecniche ninja di Wano Kuni tanto decantate da Raizo. E infine Sanji interviene per liberare lui stesso Momonosuke. Ed è in questa precisa scena che si comprende il senso tutto di questo numero. Agli occhi di Momonosuke, un'entità sconosciuta lo sta trascinando a mezz'aria facendolo volteggiare. E dopo l'esclamazione del suo nome ad alta voce ha fatto sì che l'effetto dell'adrenalina in corpo si esaurisse. La sua fobia dell'altezza, tra l'altro causata proprio da Kaido durante l'attacco al castello dei Kozuki, lo fa tornare nella condizione di paura ed impotenza. E mentre pronuncia quindi le medesime frasi dette al tempo in cui Kaido lo minacciava sul tetto, ecco che Sanji si mostra a lui congratulandosi per la sua presa di posizione precedente. Sanji, che rinnega da sempre il suo cognome, e quindi la sua famiglia indossa la tuta di Vinsmoke per salvare il bambino che non ha tradito il proprio nome. Una scena potente e carica di significato emotivo se si ha pienamente compreso l'evoluzione di Sanji durante Cake Island. Ed è proprio per fare questo accostamento ideologico tra Sanji e Momonosuke che Oda non ha fatto modificare a Franky il design della Ride Suit. Se ricordate, infatti, dopo lo scontro con Page One, Sanji si riprometteva di far cambiare il design della tuta in modo tale da dissociarsi completamente dal legame della stessa con i Germa. Ma se la suite avesse presentato questo mutamento stilistico, la scena avrebbe perso in termini di capacità comunicativa. Le cambierà il design quindi a fine Wano Kuni? Forse sì, forse no. Il punto però è che Sanji sta facendo pace col suo passato, e sta imparando a farlo anche attraverso personaggi come Momonosuke. Ma questo è un rapporto bidirezionale, perché al piccolo Kozuki serviva a sentirsi apprezzato per le sue gesta. Deve acquisire fiducia in se stesso e diventare mentalmente in grado di gestire la pressione che la leadership comporta. Sul fronte Big Mom e Ruffy viene ulteriormente rimarcato il carattere dell'imperatrice. Lin Lin non è il tipo di politico freddo e calcolatore che pensa al bene supremo del suo regno, ma anzi, vive in una bolla di innocenza perenne dove non conta assolutamente nulla la disfatta politica subita in casa proprio a causa delle azioni di Cappello di Paglia e Capone Bege. Si scaglia contro Ruffy in cerca di vendetta urlando come il suo disprezzo per lui nasca dal suo continuo rovinare le feste cui vuole prendere parte. Non gli importa quindi cosa dicono i giornali, non gli importa cosa pensa il mondo, è adirata con Ruffy perché è la seconda festa che le fa saltare con le sue azioni sovversive. E lei, così legata alle feste e alle cerimonie, non può perdonarglielo. Capite bene anche voi che il personaggio ci viene portato dinanzi sempre e soltanto come un adulto che non è mai maturato, che non comprende il peso delle responsabilità e che non sa gestire oltremodo l'onere della carica che possiede.
Fin dal suo esordio a Cake Island con la crisi alimentare, doveva essere chiaro il filone narrativo che poteva sbrogliarsi con Big Mom come tessitrice, ma è carino che Oda approfitti di questi intermezzi per inserire comunque dialoghi di tipo chiarificatorio. Big Mom può piacere come no, quello è un aspetto puramente soggettivo e su cui ognuno è libero di farsi una propria idea, ma credo si possa affermare che la scrittura del personaggio sia estremamente coerente con se stessa. Perché dalla sua presentazione fino a questa ultima pubblicazione, Lin Lin continua a venire sfruttata nel medesimo modo. L'attacco che utilizza per cercare di colpire Luffy comunque lo aveva già mostrato a Cake Island. Questo è l'Ikoku, che tradotto significa nazione possente, un attacco che viene descritto come la lancia di Erbaf. Questo per esempio per la sua analogia con l'Akoku, che tradotto significa nazione guerriera. Un attacco utilizzato combinato da Dory e Broghi che si mostra funzionare nel medesimo modo del colpo di Big Mom. E questo attacco, questo accostamento ai due giganti più iconici dell'opera serve a rimarcarci ulteriormente, oltre che a ricordarcelo nel caso ce lo fossimo dimenticati negli ultimi due anni, che l'imperatrice è fortemente legata ad Erbaf, il villaggio di giganti che si trova nel Warland, un'ignota isola del Nuovo Mondo. Il 988 si chiude infine con l'arrivo di Franky e Brook sul campo di battaglia principale, e questo con tanto di scenetta comica annessa. Il cliffhanger a questo giro in realtà si divide in due frangenti. Il primo pone come interrogativo quale sarà la fine di Zeus, se terminerà per essere un power-up definitivo di Nami o se ritornerà in mano a Big Mom, mentre il secondo cliffhanger si rifà più alle dinamiche della perdita di memoria dell'imperatrice, perché il colpo in volto subito a causa della moto di Franky potrebbe farle avere un'effettiva ricaduta. O magari, semplicemente, le potrebbe far riaffiorare i ricordi perduti e sepolti negli oscuri remoti angoli della sua mente, nello specifico quelli legati alla morte di Mother Carmel. Ma per questi dettagli avremo sicuramente più informazioni con la pubblicazione del 989, e quindi non ci resta che aspettare qualche altro giorno. Prima di andare a chiudere il video vorrei comunque soffermarmi su altre due questioni. La prima è una comunicazione di servizio, la seconda è comunque inerente al 988. Vi comunico che ufficialmente riprenderanno le live su Twitch a pieno regime, e che ovviamente queste sono visionabili gratuitamente da qualsiasi persona, che abbia o meno sia l'abbonamento che l'applicazione. Semplicemente la visione indifferita su Twitch sarà per gli soli abbonati, mentre su YouTube verranno ricaricate tutte gratuitamente a partire da un paio di settimane successive. Se qualcuno invece volesse abbonarsi sia per i vantaggi interni all'abbonamento, tra cui domande prioritarie, suggerimenti di video o addirittura, come detto, le visioni live in differita proprio su Twitch, vi ricordo che per tutto il mese di settembre ci saranno grandi sconti sulla piattaforma, ma che per chi ha eventualmente Amazon Prime può abbonarsi gratuitamente al canale Twitch, e questo senza alcun costo aggiuntivo. Per sapere esattamente quando le live verranno ricaricate, comunque vi invito a seguirmi su Instagram, perché lì, sia nelle storie che nei post, annuncio non solo le live quotidianamente, quindi tema e orario della live giorno per giorno, ma anche quando queste verranno ricaricate gratuitamente su YouTube. Quindi per stare sempre aggiornati sulle varie pubblicazioni, vi invito a seguirmi su Instagram. Ultimo appunto su 988 prima di effettivamente chiudere come promesso questo video. Ho letto da tantissime parti, sia pagine Facebook che alcuni video che mi hanno mandato, sia alcune conversazioni in chat Roniners o nel privato, che il 988 per di più è stato un capitolo di transizione. Ora, per quanto io conosco questo termine dal 2008 perché andava moltissimo in voga nei forum ed è rimasto nella memoria delle persone da allora, in realtà a livello tecnico i capitoli di transizione non esistono. Ogni capitolo deve dichiarare qualcosa, deve mostrarci qualcosa, può essere un approfondimento, può essere un avanzamento della trama, deve dare un focus. Se un capitolo non ha nulla da esprimere, se un capitolo in 17 tavole non racconta nulla, è solo un capitolo brutto. Non chiamatelo di transizione, ditelo pure tranquillamente, è un capitolo che non ha nulla da dare, è un capitolo fatto male, è un capitolo scritto male. È un capitolo che non doveva esserci. Ovvio che, piccola frecciatina, noto che spesso il termine capitolo di transizione viene utilizzato da persone che effettivamente non colgono magari l'elemento o non sanno cosa dire sul capitolo in questione, ma ciò non significa che il capitolo effettivamente non abbia nulla da trasmettere. Quindi questa cosa qui, piccola polemica personale e precisazione, perché ci tengo a dichiarare determinate cose e a trasmetterle a voi, quindi spero che da oggi si possa parlare di capitoli in tutt'altra ottica.
questo era quanto. Quindi, per oggi l'analisi si conclude qui. Fatemi sapere come sempre la vostra opinione sul 988 o su altre questioni qui nello spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale del gruppo chat su Telegram. E se questo video vi è piaciuto, lasciate pure un bel like per supportare il canale. Nell'info box del video vi lascio come sempre il link di Pumpkin, sito di magliette con cui collabori, di cui un codice sconto, il link Telegram di One Piece Unity, praticamente il canale Telegram a tutto tondo a tema One Piece, e il link di tutti i miei social per restare sempre aggiornati sul mondo dei fumetti e per ricevere il link dei video. Insomma, per restare sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, che siano video, siano live o quello che volete. Detto ciò, domani grande annuncio, quindi mi raccomando, restate sintonizzati su YouTube e su Instagram. Una bomba tutta italiana che potrò annunciarvi e nient'altro. Quindi direi che ci vediamo questa sera con la live a tema One Piece, analisi character design di Jaya. E vi ricordo che a Jaya ci sono personaggi quali Sengoku, gli altri di saggezza, Barba Nera. Questa sera ci divertiamo e basta, ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale, che sarà venerdì, escluse le live, quindi al prossimo video o alla prossima in assoluto. Ciao ragazzi.